Incontro di Mino Borracino qui al Monrev con amici e simpatizzanti, un grande bagno di folla. Borracino ha esposto i punti appunto programmatici di quanto realizzato in questi anni e ha espresso un appello al voto come riconoscimento della serietà dell'impegno profuso in questi anni. L'abbiamo vista anche un po' emozionato, quasi commosso. Diciamo, è bello avere tanta gente nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, ma avere tanta gente questa sera insieme a noi, 600-700 persone, non è semplice, non è facile, è la testimonianza di un affetto e nello stesso tempo della stima e dell'approvazione del lavoro che abbiamo messo in campo. La centralità di Taranto, Taranto che è diventata e tornata ad essere centrale nell'agenda politica della nostra regione. Le cose fatte sono tante, tantissime. Abbiamo fatto una brochure che le riassume e che invito tutti quanti a leggere e anche su internet e sulla mia pagina Facebook. C'è voglia di concretezza, c'è voglia di cose positive da fare, c'è voglia di continuare un lavoro importante che abbiamo messo in campo. Noi siamo qui, siamo convinti di fare un grande risultato e grazie a questo grande risultato dare la centralità a Taranto. Come dire, non me la sentivo di non fare un brevissimo, ma davvero due minuti, appello al voto, che è un appello al voto per non far tornare indietro di 15 anni la nostra regione. Non voglio far polemiche, non voglio assolutamente mettermi alla pari di alcune consigliere isteriche che, non avendo nulla da dimostrare in questi anni, si esercitano, diciamo, prendendo la mia immagine, mettendola sulla parete e lanciando le freccette, diciamo. È una soddisfazione da quattro soldi e gliela lasciamo. Ma voglio dire che in questo momento c'è da mettere in sicurezza la regione. Un po' come quello che avvenne nei mesi autunnali in Emilia-Romagna. L'Emilia-Romagna era la diga, rappresentava la linea che non bisognava oltrepassare. E Bonaccini riuscì a vincere quell'elezione con un movimento straordinario, quello delle sardine. Oggi in Puglia abbiamo delle condizioni differenti, ma Emiliano rappresenta la diga contro lo strapotere non soltanto di gruppi imprenditoriali che decidono e vogliono decidere il futuro della Puglia, non in Puglia ma fuori da qua a Roma, ma soprattutto dell'arrivo in meridione, nell'Italia meridionale, di chi fino a qualche anno fa diceva che noi puzzavamo e che non ci lavavamo. Io la doccia me la faccio due volte al giorno e come me tutti voi vi lavate e quindi non consentiamo a queste persone di entrare. Abbiamo tante cose da fare, alcune le abbiamo iniziate, sappiamo che su alcune cose non abbiamo fatto il meglio di quello che potevamo mettere in campo. Sappiamo che ad esempio sulla vicenda dell'Ilva, lo voglio dire, sebbene scomodo parlare dell'Ilva, non abbiamo fatto quello che dobbiamo fare, ma c'è la certezza che sicuramente la Regione Puglia non vuole continuare a parlare con imprenditori come Mittal che hanno distrutto ancor più le condizioni dei lavoratori e per noi bisogna cambiare pagina da quel punto di vista. Lei si è soffermato sull'aiuto anche agli imprenditori offrendo gli strumenti di rinascita, di ripresa in un momento terribile come quello del Covid. Ha menzionato un incontro appunto sotto casa sua in cui dava dei suggerimenti ad un imprenditore per seguire, per applicare quelle che erano le normative a sostegno dell'impresa in un momento così particolare. Un contatto umano prima ancora che politico-amministrativo. Certo, abbiamo da una parte la forza dei numeri e delle cose importanti fatte dal punto di vista amministrativo, dall'altra la nota oramai consolidata disponibilità al dialogo, all'incontro per 365 giorni all'anno, battendo ogni angolo della nostra provincia e non soltanto in periodo, caro Luigi, di campagna elettorale, ma anche in tempi molto molto lontani
sociali da questi periodi elettorali. Quindi io penso che la gente apprezzi questo modo di fare e noi continueremo a farlo e andare avanti. Così come riteniamo che sul tema della sanità bisognerà continuare a migliorare, sapendo di avere un governo amico e sapendo di avere un ministro come Roberto Speranza che in tempi non sospetti, prima del Covid, ha detto che la sanità pubblica bisogna rafforzarla. E c'è, e Roberto Speranza c'è ed è una garanzia per tutti quanti noi, insieme al Premier Conte, sul tema della sanità e della sanità pubblica. Noi siamo qua, vogliamo continuare a mantenere una presenza importante, una bandiera per Taranto. Devo citarlo, io potrei citare tantissimi amici e collaboratori, ne ho tanti, devo dire, devo citare Elisa, devo citare Massimo Serio, devo citare tante persone, tantissime, avrei un elenco lunghissimo, ma io questa sera voglio citare un compagno bravo, intelligente, lungimirante, che quando impostammo la campagna elettorale disse, nello studio di un avvocato, di un'avvocatessa nostra amica, che insieme a noi, che ha collaborato tanto e sta continuando a collaborare in questo momento con noi nell'organizzazione della campagna elettorale, disse: noi dobbiamo rafforzare la presenza e le prossime elezioni in Mino, perché grazie a Mino Taranto conta. Aurelio Marangella, grande compagno, grande amico, io dico: Aurelio, insieme dobbiamo continuare, facendo vincere Michele Emiliano, votando Senso Civico Nuovo Ulivo. Vi chiedo il voto per il sottoscritto per continuare a far contare Taranto, perché in questa legislatura ci sono stati anni in cui Taranto non ha avuto assessore, ci sono state esperienze assessorili che sono durate il tempo di una stagione, 3 mesi, 6 mesi, 7 mesi. Noi abbiamo garantito il governo della regione, abbiamo garantito la centralità di Taranto, e con la possibile, auspicata e sperata e possibile elezione di Mino Borraccino, incrociando tutti quanti le dita, io penso che sarà possibile continuare a garantire centralità alla nostra provincia. Forza, diamoci da fare, guardiamoci allo specchio e domani mattina diciamo: cosa posso fare io nelle prossime ore per essere utile a Mino, per essere utile al centro-sinistra? Contattate le persone, contattate gli amici e chiedeteli un voto sulle cose fatte, un voto per dare, continuare a dare la centralità alla nostra provincia, a Taranto, come mai ha avuto negli ultimi decenni. Grazie. Un saluto davvero a tutti quanti, un saluto a tutti.